La situazione appena discussa può sembrare un caso particolare. Infatti le due sorgenti S1 e S2 sono distanti esattamente un numero intero di lunghezze d'onda. Infatti contiamo, partiamo da S1, una lunghezza d'onda, 2, 3 e 4. Anche l'animazione di Wikipedia poteva sembrare un caso particolare. Infatti in questo fermo immagine l'onda blu sta andando verso destra, l'onda rossa verso sinistra, e anche se in questo caso non ci sono due sorgenti S1 e S2, possiamo immaginare che invece ci siano. Questa è S1 e questa è S2. Infatti si tratta di due sorgenti in fase che nello stesso istante, questo della fotografia, producono due fronti d'onda che poi viaggiano uno verso l'altro. I due fronti d'onda sono questo, l'onda blu, e questo, l'onda rossa. Potremmo anche immaginare la situazione in cui ci sono due altoparlanti, uno sta in S1, l'altro in S2, questo altoparlante schiaccia l'aria verso destra, producendo questo fronte d'onda d'aria compressa, e nello stesso istante la sorgente S2 schiaccia l'aria verso sinistra, producendo quest'altro fronte d'onda d'aria compressa. Quindi due fronti d'onda d'aria compressa che vengono prodotti simultaneamente, uno va verso destra, uno va verso sinistra. Anche questo sembra un caso particolare perché la distanza fra le due sorgenti è di una lunghezza d'onda e mezza, infatti una lunghezza d'onda e mezza. Dunque, essendo questo caso, come quest'altro, due situazioni abbastanza particolari, si potrebbe pensare che queste regole non valgano nel caso generale. Quali regole? Le regole che l'interferenza distruttiva e l'interferenza costruttiva si hanno in punti particolari, e precisamente si ha interferenza costruttiva nei punti in cui le due onde, per giungere in quei punti dalle loro sorgenti, devono percorrere dei cammini in modo tale che la differenza tra i cammini percorsi sia un numero intero di lunghezze d'onda. Invece l'interferenza distruttiva si ha negli altri punti dove la differenza di cammino è un numero intero di lunghezze d'onda più una metà, che crea lo sfasamento per l'interferenza distruttiva. Potrebbe quindi sembrare che queste regole valgano solo in casi particolari, invece hanno validità generale. Per mostrarlo, anche se non è una dimostrazione, studio quest'altro caso, in cui le due sorgenti S1 e S2 distano per esempio 3 metri, ogni riga tratteggiata è distante 20 cm dall'altra, quindi ogni 5 righe tratteggiate c'è un metro, e infatti la distanza fra le due sorgenti è fino a qui un metro, qua un altro metro e qua un altro metro ancora, quindi sono 3 metri. La lunghezza d'onda delle due onde armoniche invece ho immaginato che sia 80 cm, infatti vediamo qui, l'onda di colore blu è prodotta dalla sorgente S1, la sua lunghezza d'onda è 80 cm. Lo stesso, l'onda di colore rosso prodotta da S2 è lunga 80 cm. Le due sorgenti oscillano in fase, vediamo infatti che in questo istante, t uguale a 0, entrambe emettono un fronte d'onda. Potrebbe essere per esempio l'aria compressa dalla membrana dei due altoparlanti. Questi due fronti d'onda si vanno quindi incontro, producendo interferenze costruttive e distruttive. Vediamo che all'istante t uguale a 0 le due onde interferiscono costruttivamente, però in modo parziale, e l'onda di colore nero è la risultante dell'interferenza delle due onde. Dopo un ottavo di periodo le due onde hanno percorso ciascuna un ottavo di lunghezza d'onda, quindi 10 cm. Infatti vediamo che l'onda rossa si è spostata a sinistra di 10 cm e l'onda blu lo stesso si è spostata a destra di 10 cm. Ora le due onde sono perfettamente in interferenza distruttiva. Questa fotografia è la prima di una serie di 4 fotografie separate tutte da un quarto di periodo, quindi abbiamo t ottavi, poi più t quarti, quindi periodo quarti, più 2 quarti di periodo, più 3 quarti di periodo, quindi si ritorna a t ottavi. E in ciascuna di queste fotografie, essendo passato un quarto di periodo l'una dall'altra, troviamo l'onda blu e l'onda rossa che hanno percorso un quarto di lunghezza d'onda, quindi 20 cm. Per esempio, per passare da questa foto a questa, abbiamo l'onda blu che si sposta di 20 cm a destra, l'onda rossa si sposta di 20 cm a sinistra e vanno in interferenza costruttiva. L'onda nera è la risultante. Quindi, dopo un altro quarto di periodo, le due onde vanno di nuovo in interferenza distruttiva, dopo un altro quarto ancora,
di periodo vanno in interferenza costruttiva. Ora individuiamo i nodi e gli antinodi, i punti quindi che oscillano, che non oscillano e quelli che oscillano con il massimo dell'ampiezza, e vediamo che anche in questo caso le due regole di prima sono comunque rispettate, quella del numero intero di lunghezze d'onda oppure il numero intero più una metà, anche se questo caso non è poi così tanto particolare come i precedenti. Infatti qui la lunghezza d'onda abbiamo visto che è 80 cm, la distanza fra le sorgenti è 3 metri. Questo vuol dire che la distanza fra le sorgenti contiene 1, 2, 3 lunghezze d'onda e 3 quarti. Quindi non è un caso semplice come i precedenti. Ricordiamo che nel primo caso la distanza fra le sorgenti conteneva esattamente 4 lunghezze d'onda, nel secondo caso, quello di Wikipedia, l'animazione virtuale, la distanza fra le sorgenti conteneva una lunghezza d'onda e mezza. Qui invece la distanza fra le sorgenti contiene 3 lunghezze d'onda e 3 quarti, quindi è un caso più generale. Andiamo quindi a individuare i nodi e gli antinodi. Come vediamo dalla successione di queste quattro fotografie, un antinodo si trova esattamente qua, a metà strada, fra queste due linee tratteggiate. Infatti questo punto qua, in questo momento è in posizione di equilibrio, un attimo dopo, cioè un quarto di periodo dopo, sta in oscillazione massima in alto, poi torna in equilibrio e ancora un quarto di periodo dopo sta in massima oscillazione in basso. Un nodo invece è questo punto che si trova fra queste altre due linee tratteggiate. Infatti se andiamo a guardare, questo punto sta in equilibrio, quindi né sopra né sotto, dopo un quarto di periodo anche sta ancora in equilibrio, basta guardare la striscia nera, poi ancora in equilibrio e ancora nella posizione d'equilibrio, quindi questo punto non si è mosso mai. Ora andiamo a verificare la validità delle regole che dicevamo prima, quella del numero intero di lunghezze d'onda oppure numero intero più una metà. Cominciamo dal punto di antinodo che abbiamo scelto, andiamo a vedere la sua distanza da S1 e la sua distanza da S2. Esprimiamo queste distanze in lambda quarti, cioè in quarti di lunghezza d'onda. Un quarto di lunghezza d'onda è la distanza fra due linee tratteggiate, cioè sarebbero 20 cm. Quindi cominciamo a contare dalla sorgente 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. L'antinodo A dista 9,5 lambda quarti da S1 e dista invece 1, 2, 3, 4, 5,5 lambda quarti da S2. Ora facciamo la differenza tra queste distanze. Abbiamo detto 9,5 lambda quarti meno 5,5 lambda quarti fanno 4 lambda quarti. Ma 4 lambda quarti è una lunghezza d'onda precisa, quindi vuol dire che la differenza di cammino che ha compiuto l'onda blu per andare da S1 verso A rispetto al cammino che invece ha compiuto l'onda rossa per andare da S2 ad A, la differenza dei due cammini è di una lunghezza d'onda, un numero intero di lunghezze d'onda, ed è per questo che lì troviamo un antinodo. Ora facciamo lo stesso calcolo con il nodo che abbiamo scelto. Questo nodo è distante 10,5 lambda quarti da S1 e 4,5 lambda quarti da S2. Se andiamo a fare la differenza tra i due cammini S1N meno S2N, troviamo 10,5 meno 4,5 lambda quarti, che corrisponde a 6 lambda quarti. Ma 6 lambda quarti è una lunghezza d'onda e mezza. Infatti 6 quarti a 3 mezzi, cioè 1,5. Quindi vuol dire che l'onda blu, che è partita da S1, ha camminato una lunghezza d'onda e mezzo in più per arrivare da S1 fino a N, ha camminato una lunghezza d'onda e mezzo in più dell'onda rossa che è partita da S2. Questo vuol dire appunto che la differenza di cammino è una lunghezza d'onda e mezza. Quindi, lo ripeto, l'onda blu ha camminato una lunghezza d'onda e mezza in più dell'onda rossa per arrivare da S1 a N rispetto all'onda rossa che è partita da S2 fino a N. Dunque la differenza di cammino è un numero intero di lunghezze d'onda, qui una, più una metà, una e mezza. E quindi si conferma la regola per cui in quel punto si crea una interferenza distruttiva e quindi in quel punto c'è un nodo.